in collaborazione con Sparcasse, cassa di risparmio. Una grande partita di tutta la squadra, la tua in particolar modo, avevi bisogno di una prestazione di questo tipo per rilanciarti, per tornare ad avere fiducia nei tuoi mezzi. Sì, esatto, hai detto tutto tu, e è stato bello finalmente in casa, poi stasera dopo un pochino di fatica, e la pazienza credo che paghi, il lavoro pure, e ringrazio comunque Angelo per avermi fatto partire stasera, e hai detto tu bene, devo un po' sbloccarmi. Non è stata una partita semplice, avete però tenuto la testa incollata sul match, in particolar modo nei primi due parziali. Sì, abbiamo fatto uscire un pochino dal gioco i loro due giocatori principali, e comunque loro hanno avuto un buon ritmo, noi siamo riusciti a imporci, e il secondo set è stato combattuto e alla fine l'abbiamo spuntata, siamo stati bravi. Una bella iniezione di fiducia in vista del match con Verona. Esatto, già domenica giochiamo e niente, ci troveremo a un'altra battaglia. E loro sono tutti belli ringalluzziti, noi cerchiamo di fargli abbassare un po' la cresta. Un bel 3-0, anche una bella iniezione di fiducia, la squadra ha saputo stare con la testa come avevi chiesto per tutta la gara. Sì, sono rimasti attaccati, insomma, dopo la partita di domenica, insomma, non era facilissimo, ma la cosa importante era prendere 3 punti, non perdere punti con questa squadra che negli ultimi 40 giorni è cresciuta tantissimo dall'inizio della Champions, e là sarà molto molto duro, il palazzetto è un palazzetto impegnativo, ed era importante, ecco, non perdere punti con loro. Siamo stati anche fortunati perché il net 2 volte ci ha dato una bella mano, e quindi è giusto considerarlo. Però insomma è una squadra rognosa perché difende molto, tocca molti palloni, e dovevamo giocare in attacco una partita buona, l'abbiamo fatta, a parte un attimo del primo set, e così insomma sono contento perché insomma, qua in Italia, soprattutto attento quando si parla di certe squadre che non si conoscono bene, i pronostici sono facili, ma quando li si conosce l'ambiente, è una squadra importante questa qui. Non hai parlato di Luca Vettori, però oggi la sua prestazione è stata particolarmente importante, ha sentito la tua fiducia? Questo devi chiedere a lui, insomma. Io sono felice per lui come per i ragazzi che per gli altri. È un passettino, deve recuperare non solo la fiducia ma proprio la tecnica, nei due fondamentali che lui sa far meglio. Oggi un pochettino l'ha fatto, l'ha perso in battuta sul finale, deve essere costante, poi dopo deve pensare che insomma non è che una sua murata subita o un errore suo vale doppio rispetto agli altri, perché lui ha attraversa un momento non facile, è una murata, e soprattutto non deve, è opportuno che non si chieda in campo se è utile o no. L'utilità è un giudizio, non c'è un limite dal quale dici tu adesso sei utile o non sei utile, però a volte queste conversazioni si fanno nella testa e diventano molto limitanti perché tolgono energia. Lui gli è successo spesso questo, speriamo che sia un passettino avanti che gli possa dare fiducia a lui, perché onestamente insomma il Vettori che ho conosciuto quest'anno è un ragazzo impegnato, insomma mi dispiace che questa stagione insomma non faccia vedere fino adesso il suo valore.